questa nuova rubrica a cura di Artlet Filoarchio. Viaggio negli scaffali ci porterà alla scoperta dei libri, delle biblioteche, degli archivi e ho pensato di iniziare anche questa nuova rubrica partendo proprio dai libri che ho nel mio scaffale, quello di casa mia. Per cui vi farò vedere un po' quello che mi piace leggere, quello che preferisco leggere. Avrete sicuramente visto anche dai miei video precedenti, insomma, i consigli dell'estate, quindi anche lì quello che effettivamente prediligo di più come generi rispetto che ad altri, anche a livello prettamente letterario. Quindi insomma, oggi vorrei condividere con voi alcune letture che ho trovato piacevoli, stimolanti, ma soprattutto i libri che io possiedo nella mia biblioteca personale che non rinuncerei mai al mondo. Allora, cominciamo proprio da questi volumetti della Newton Compton Editori che trovo estremamente interessanti. Non soltanto, diciamo, per l'importanza dei temi che trattano, ma anche, come dicevamo nei video precedenti, anche secondo me come sono rilegati, quindi anche l'utilità di portare un libro con sé al lavoro, in vacanza, da qualsiasi altra parte, quindi anche proprio la tascabilità del libro stesso. E vi propongo Sara, di Sara Prossomariti, spero di averlo detto bene, I grandi personaggi del Rinascimento, da Lorenzo il Magnifico a Cesare Borgia, da Leonardo da Vinci a Caterina dei Medici. Ecco, questo è proprio il libro per chi ama il Rinascimento italiano e non ne può fare a meno. Io l'ho trovato estremamente utile e interessante perché comunque si delineano le biografie di questi autori in maniera anche molto critica. C'è comunque uno studio attento che l'autrice fa, mi sto perdendo i foglietti, che comunque ci prendo anche spesso diversi appunti, diverse cose. Voi dovete pensare che tutti i video che realizzo, in particolare dei grandi personaggi della storia umanistica, trattano più da vicino proprio da testi, non soltanto dai siti internet, perché a mio avviso comunque va fatto uno studio più ampliato e soprattutto poi vi riporto sempre la bibliografia per attingere anche da volumi che potreste leggere tranquillamente anche voi. Quindi trovo interessanti questi libri proprio per lo spessore che danno alla storia, che danno appunto allo studio critico anche di questi personaggi, che si allontana dal romanzetto, si fa un quadro dettagliato proprio dei personaggi, ok? E quindi questo lo trovo interessante per questo. Quindi questi volumi qui prendetene sempre spunto. E soprattutto, ecco, I grandi personaggi del Rinascimento è un volume che a mio avviso deve esserci in una libreria personale a casa. Quindi questo è uno. Questo è un altro libro che non solo deve esserci, ma deve essere studiato, analizzato e rivisto più volte. Ed è un volume che secondo me può essere soprattutto reso utile per chi studia l'arte e la letteratura insieme. La rete delle immagini, predicazioni in volgare dalle origini a Bernardino da Siena di Lina Bolzoni, piccola biblioteca Einaudi. Allora, l'autrice anche qui indaga su aspetti che vanno oltre la semplice lezioncina di letteratura o di arte, perché Lina Bolzoni intanto è una docente di rilievo alla Scuola Normale Superiore di Pisa e si occupa proprio di questa crasi fra arte e letteratura insieme. Quindi lei affronta un viaggio non solo a livello letterario ma anche prettamente artistico. Troviamo tutti i pittori senesi del 400, il Trionfo della Morte nel Camposanto, troviamo
appunto le predicazioni di Bernardino da Siena, che vengono rese anche in forma insomma, forma visiva, non solo testuale, quindi chiaramente doveva essere un qualcosa che doveva andare oltre, doveva essere capita da più persone, non soltanto da chi era dotto. E quindi questo è un viaggio che la Bolzoni affronta su due binari diversi. E quindi ecco, questo testo lo trovo estremamente utile e interessante per chi affronta questo tipo di studi o che vuole affacciarsi su due strade diverse. Sarebbe anche bello farci una tesi, perché no, su questo aspetto letterario e visivo nel 400, che sì, ci sono degli studi, infatti la stessa autrice, troverete anche qui una ricchissima bibliografia, un bel compendio di immagini, ecco, giusto per farvene vedere qualcuno, quindi anche come il volume stesso affronta quindi lo studio di questa doppia strada in qualche modo. Quindi c'è un buon repertorio di immagini, di note al testo e di bibliografia critica che troverete estremamente utile. Quindi la rete delle immagini. Sul piano archivistico, questo è un volume che ho avuto modo di conoscere grazie all'autrice con cui ho avuto modo di lavorare per alcuni mesi affiancata ad essa, e questa funzionaria, adesso è diventata funzionaria all'interno dell'Archivio Centrale dello Stato, ha presentato questo interessante volume sugli archivi dell'amministrazione forestale, e quindi lei per tanti anni ci ha lavorato, e quindi se riuscite a reperirlo in qualche biblioteca, per chi è amante comunque della storia, dei documenti d'archivio, del corpo forestale, dei boschi, vi consiglio la lettura Una foresta di carte, materiali per una guida agli archivi dell'amministrazione forestale a cura di Simona Greco. Ecco, l'autrice affronta uno studio davvero molto bello, proprio nell'ottica della documentazione del corpo forestale dello Stato, che di fatto lei ha studiato, diciamo, un certo periodo, siamo tra il 1822 e il 2016, quindi comunque una documentazione piuttosto ricca. E da qui ha tratto spunto non solo a livello legislativo, ma anche appunto quello che di fatto all'interno dell'amministrazione forestale si fa per preservare l'ambiente, per tutelarlo. In fondo anche qui parliamo comunque di un bene, un patrimonio culturale in qualche modo, quindi che deve essere preservato, tutelato, e quindi c'è tutta una ricca documentazione, c'è tutto uno studio qui giuridico e storico che l'autrice compie, davvero affascinante. Nel senso, chi ama in generale anche lo studio, come si fa uno studio archivistico in un certo settore, ecco, questo è un manualetto che potreste tranquillamente utilizzare proprio per scoprire di più come funziona il mondo archivistico in generale, partendo proprio da un caso specifico come questo. Quindi se riusciste a trovarlo, ve lo consiglio veramente la sua lettura. Una foresta di carte, materiali per una guida agli archivi dell'amministrazione forestale a cura di Simona Greco. Ma adesso passiamo un po' anche a volumi che normalmente si trovano di recente, insomma ne stanno uscendo anche di più di queste versioni. Adesso sta troverete in edicola i volumi per la RBA, se non mi ricordo male, sulla meraviglia, quindi tutti i testi letterari che riguardano appunto il meraviglioso, il fantastico, oppure anche l'avventuroso, insomma anche in edicola potreste trovare dei volumetti di tutto rispetto e soprattutto insomma molto belli anche da tenere nei vostri scaffali. Io per esempio oggi vi porto, e questo sicuramente
perché ama il fantasy, la magia, il mitologico. Ecco, il mago Merlino, il potere del drago, che era uscito, se non mi ricordo male, l'anno scorso per questo, per RBA, esatto, Le cronache di Excalibur. E insomma, devo dire che questa è stata una raccolta molto carina, molto interessante, che hanno portato avanti. Io purtroppo, ecco, non so se qualcuno di voi conosce insomma questo tipo di collezione, spero che li ripropongano, perché comunque non sono riuscita ad acquistarli tutti quanti, però diciamo quello che mi incuriosiva particolarmente era proprio la figura del mago Merlino, e quindi avendolo trovato anche spesso come personaggio ricorrente in alcuni testi che avevo letto, anche in alcuni convegni era spesso citato, e quindi mi ha colpito parecchio, insomma ha colpito parecchio questo personaggio. Quindi prendete spunto anche dalle vostre edicole di fiducia, di questi libretti che sembrano, diciamo, non sembrano libri, diciamo, che uno possa pensare di leggere chissà che cosa, però tutto sommato sono interessanti. E poi comunque vedete anche le copertine come sono fatte, sono molto carine, io personalmente li adoro. E poi appunto, essendo amante anche di questo genere, non posso non comprarlo. Così come anche, sempre, non mi ricordo se anche questo per RBA, sì, sempre per RBA, Regina e Ribelli, la vera storia al femminile. Anche qui sono uscite tutta una serie di raccolte bellissime, Lucrezia Borgia, Caterina de' Medici, Anna Bolena, insomma ne sono uscite di tutti i tipi anche qua. E io, visto che mi era stato regalato anche il volume scritto però da un autore un po' più importante, che è il nostro Alberto Angela, ecco qua, ho acquistato il primo volume su Cleopatra, perché mi piace fare anche dei confronti. Cioè, solitamente quando io compro dei libri mi piace anche confrontare non solo l'autore, ma anche proprio chiaramente la tipologia di testi, che sicuramente sono diversi. Cioè, qui parliamo di testi che sono scritti appunto in maniera molto molto più rapida. Poi qui in questo caso parliamo anche di una versione romanzata della storia di queste protagoniste, però mi piace come lo creano, come creino queste storie. Mi piace anche il fatto che soprattutto per questi volumi della RBA ci sia un riferimento appunto anche ai film, fa tutto un riferimento di film, contesti storici, altri libri, c'è la cronologia. Quindi insomma, per chi comunque non è avvezzo a questo tipo di ricerche, vuole semplicemente appassionarsi, leggere una cosa interessante, no? Diversa dal solito, ecco, questi volumetti della RBA sono interessantissimi per questo, per lo spessore che danno a tutti. Poi è chiaro che c'è magari l'autore un po' più scientifico, anche se Alberto Angela, per chi lo conosce, scrive in maniera come faceva anche il padre, nello spiegare la scienza e il cosmo in generale. Cioè non usavano mai termini troppo scientifici, cioè usavano sia l'uno che l'altro, perché dovevano permettere a tutti di comprendere quello che si stava divulgando, soprattutto se lo fai in TV, ma se lo fai anche sotto forma di un libro. Ebbene, quindi mi piace spesso fare anche questo tipo di confronti testuali. Che dire, io dei libri di Alberto Angela ho veramente l'infinità. Insomma, io mi sono approcciata al mondo dell'archeologia grazie a lui, al suo papà, grazie ai loro documentari sulla storia, sulla preistoria, e quindi insomma non posso non amarli. E comunque, come dicevo, Alberto Angela ha la capacità di creare un romanzo, magari esattamente come i libri che vi ho appena citato, ma di renderlo ancora più coinvolgente inserendo anche degli elementi storici, archeologici,
documenti che quindi di fatto rendono ancora più appetibile, secondo me, la lettura di un volume. Il primo libro in assoluto che ho letto è stato Impero e me ne sono innamorata, perché c'era appunto tutta la vicenda di una moneta che faceva tutto questo viaggio nell'impero e era un po' come se questa moneta, questo sesterzo romano, raccontasse quello che gli capitava, le mani che andavano, dove andava a finire, e quindi c'era tutta una storia bellissima. Poi appunto c'era Vita quotidiana a Roma, Amore e sesso nell'antica Roma, boom, è caduto, e il mitico volume di San Pietro, che tra l'altro io nel lontano 2015 mi sono fatta anche autografare, quindi insomma questo è anche un volume che cerco di tenermi immacolato per quello che posso, anche proprio per l'importanza, diciamo così, che ha rivestito per me quest'autore anche nella mia carriera professionale. Ma non solo quello, anche proprio l'idea di curiositas che ti infondono queste persone, cioè che comunque non si limitano a una cosa, cioè ti indirizzano su più settori, esattamente come è la pagina, di fatto, la mia pagina Artlet Filoartio, cioè diramarsi su più settori. Questa secondo me è la cosa bella di chi fa gli studi umanistici. E per concludere questa carrellata, fra tutti i libri che ho nel mio scaffale personale, nella mia biblioteca personale, questo ovviamente mi è stato regalato, è stato il regalo più bello che potessi, no vabbè, ci sono stati anche altri regali belli, questo bellissimo volume su l'opera completa di Michelangelo a cura di Zollner Tones Popper per Attachen Editore. Io adesso spero di non combinare casini, ma giusto per farvi capire il bello di questo volume, intanto ha anche la sua custodia, quindi guardate anche che bello esteticamente che è. E la cosa che mi piace tanto di questo libro è che non ci sono le scritte, qui a parlare sono soprattutto le immagini. E che immagini, signori! Qui avete proprio, per chi studia Michelangelo e vuole avere in dettaglio gli affreschi, le opere che ha fatto alla Cappella Sistina o a qualsiasi altra opera a lui attribuita, questo volume raccoglie tutto l'apparato iconografico dell'artista. E secondo me, ecco, per chi studia arte, sì, i documenti, le parole servono, lo dicevamo prima per il volume della Bolzoni, ma l'arte è veramente quella che parla più di tutti, ed è appunto quello che per chi studia questo genere di aspetti deve comunque avere lui un occhio critico, ma soprattutto l'occhio è soggettivo. Quindi ognuno vede un qualcosa che gli altri non possono vedere. Questa è la cosa bella di studiare l'arte. Poi è chiaro che ci sono tipi di arte che ti dicono no, è quello, punto. Ma la cosa bella è che appunto ognuno di noi può essere un critico e dire no, secondo me questo non è così, no, questo c'è questo documento di archivio che dice così, benissimo. Allora possiamo riformulare l'ipotesi. Cioè, questo significa studiare, diciamo, nel settore degli studi umanistici. È da questo che deriva, da humanitas, da uomo, dalle persone, dalle genti che hanno realizzato dei prodotti, e siamo noi che in qualche modo li dobbiamo interpretare e reinterpretare. Questo secondo me è il bello dei nostri studi, e di ricreare forse un altro tipo di storia, perché spesso non sappiamo niente di quello che effettivamente ci è stato raccontato a scuola, sono cose completamente diverse chiaramente, quindi affrontiamoli questi studi, non abbiamo paura e soprattutto leggiamo, perché
spesso da semplicemente da internet, non si trovano tantissime fonti e è bello invece avere più possibilità di scelta, di avere una visione in più a 360 gradi a livello artistico, a livello letterario, archeologico e anche archivistico, come vi dicevo prima, con il volume proprio sui documenti del Corpo Forestale. Bene ragazzi, io con questo video vi saluto, spero vi sia piaciuto, lasciatemi qualche commento per dirmi se avete letto magari anche voi qualcuno di questi libri, avete sfogliato, avete avuto modo di leggerlo, se anche voi la pensate come me o se siete in disaccordo. Ci vediamo presto con altri nuovi video inerenti appunto al mondo dei libri, degli archivi, delle biblioteche e soprattutto dei nostri amati libri in particolar modo. Quindi spero che il video veramente vi sia piaciuto, io vi ringrazio e ci vediamo presto come sempre per un altro video, approfondimento, recensione a cura di Artlet Filoarchio. Un abbraccio a tutti.